Vi dico subito una cosa, cari nonni e care nonne. C'è una brutta insidia, che è la malinconia, vero, la vostra età? Sì, vero? Ecco, via quella, la malinconia. Perché? Perché la malinconia viene quando cominciate ad avere un brutto pensiero, che è quello di essere diventati inutili nella vita. Ora, questo è il bruttissimo pensiero, perché non è vero che siete inutili, non è vero, no, non è vero, quindi questo lo dovete proprio mettere bene in testa, primo perché nessuna persona è inutile, questo è un criterio che non va bene per le persone, ecco, nessuna persona è inutile, e secondo perché, come è stato già detto, sia dal signor Silvio che dal presidente, voi avete dato tanto, vero? Avete lavorato, non nella vostra vita, tanto, vero? E come? E con sacrifici, vero? Ecco. Ho trovato un bel gruppo di volontari, ma non soltanto che aiutano, ma che hanno il cuore grande, che sono capaci di sorridere, di alleviare parecchie volte la sofferenza di questi anziani, di questo centro, che tante volte soffrono perché l'essere anziani costa, e grazie a loro, e grazie anche ad alcuni anziani che fanno delle cose belle e grandiose, questa signora è un ospite qui dentro, è una volontaria grandiosa, perché si interessa di tutti, con amore, si preoccupa di tutti gli altri più che per se stessa. Questo istituto si chiama Papa Giovanni, abbiamo una responsabilità in più, come sapete, di essere coerenti con il messaggio che ha voluto lasciarci una persona come Papa Giovanni. Io credo che ce la stiamo mettendo tutta, ce la state mettendo tutta per essere coerenti con questo messaggio di solidarietà, di fratellanza e di misericordia.